amici, ho appena ricevuto un aggiornamento su Adrian Toomes, anche noto come Vulture. A quanto pare ha sviluppato una neoplasia ed è stato trasferito nell'infermeria del Raft per le cure, che senza dubbio costeranno una fortuna alle casse pubbliche. Ora io mi chiedo, perché deve esserci un'infermeria al Raft? È una prigione di massima sicurezza piena di maniaci. Se qualcuno si ammala, lasciamo che la natura faccia il suo corso. E se vi sembro troppo cinico, forse pagate meno tasse di me. E cambiato il titolo, buonasera a tutti amici, benvenuti, anzi bentornati nel castello infestato. Io sono il Capisette Sax e non so se verranno gli altri. Siamo tornati su Marvel Spider-Man con un freschissimo aggiornamento che aggiunge, se non vado errato, tre nuovi costumi. Tre stupendi costumi, eccoli qua, sì. Il costume Amazing, il costume Cavaliere Arachnide, terzo e ultimo costume ipercorazzato. Per questo evento speciale, chiamato i Sinistri 6, perché il mio obiettivo è finire il lato secondo, indosseremo questi tre nuovi costumi che hanno aggiunto in questo aggiornamento. Per cui non li ho mai indossati, ho appena acceso il gioco, quindi è arrivato il momento di vedere come li hanno resi. Ovviamente benissimo, perché sembrano presi dal film. Madonna, che bello! Madonna! Guarda che figo! Comunque, come al solito, dove mi ero fermato, stiamo riprendendo. Nello scorso episodio è successo il mega ultra panico al municipio. E adesso dobbiamo andare in una casa di un tipo che tiene cose d'arte e fare robe. La Ed polizia eccoci è qua, sì, sotto. siamo bellissimi. Giusto per. Non mi ricordo come si gioca. No. Ah, ok, scherzavo, mi ricordo come. Perché sono un pro! Boom! Amazing! Ma no, che bello! Ma come fanno a renderli così fighi? Sono dei maestri dell'animazione, del design. Aspetta che. Uchi uchi! Alla! Giù! Pink! E andiamo di centro, pom! Mamma che bello! Prego, amichetto. Eccoci. Dentro ce ne saranno altri. Voi restate qui. Grazie a Vito Pox per aver e Dartema per averci seguiti. Ok, Qualcuno andava di fretta. per lustra il garage. Ma un tipo sotto una macchina? Sei ferito? No, sto bene. Ma il signor Standish ha bisogno di te. Quegli uomini mascherati l'hanno catturato e trascinato a casa sua. Vive Eccoli! nell'attico, all'ultimo piano. Tantan. Ok, aspetta qui. Ragazzi, non indossavo questo costume Fortuna in un siete gioco di qui! Non trovo la Spider-Man mia auto! dall'ultima Credo di volta averla che parcheggiata a ho questo giocato piano! a Amazing Spider-Man per Xbox 360. Quindi veramente è stupendo poterlo reindossare. Perché seppur non sia tra i miei preferiti come costume, questo che sembra un pallone da basket, non lo ricorda molto. È molto bello artisticamente. Non dico che è brutto, dico solo che magari ce ne sono i più belli, solo che qui viene reso davvero da Dio. Cioè sembra vero, sembra preso dal film. Per i costumi. Oddio, si illuminano anche gli sparagnatele! Ma che figata! Mamma mia, che dettagli! Questa cosa non c'era nell'altro. Nel gioco originale di Amazing Spider-Man. Assurdo, quanti dettagli! Ragazzi, i costumi sono ciò che più conta, cioè Spider-Man non ha. Un gioco non è di Spider-Man se non ci sono milioni di miliardi di costumi. In generale sono sempre stati pochi in generale. Poi con Amazing. Quante volte ho detto in generale?
In generale sono sempre stati pochi nei giochi. Poi con Amazing Spider-Man per Xbox 360 e PS3 hanno deciso di implementarne una decina. Poi con questo, insomma, siamo ben oltre la decina. Addirittura sono 24, forse più di 20 sono. Più di 25. Se non sbaglio. Più di 20 sicuro. Come al solito vi ricordo che sto giocando a difficoltà Ultimate. Pam pam pam. Secondo piano. Buonasera a tutti, Gabibbo. Anche voi lavorate qui. Questo edificio prende sul serio la gestione dei parcheggi. Il Gabibbo. Non ti incavolare, amico mio. Aia. Boom. Dove, ragazzi, se riesco a arrivare a fine del capitolo? Dovrei, perché io sono veloce, abbastanza pratico. Boom, boom. Bella prova. 10 l'impegno. L'ascensore è un suicidio, sanno che sono qui. Forse potrei sfruttare il vano ascensore. Ci facciamo una bella arrampicata? Dovrei riuscire a raggiungere l'attico da qui. Pom. Qui c'è un altro momento super carino comunque. In quanto cinematograficità, questi giochi rendono un sacco di... Guardate, i sparragni dell'accesso, oddio, con la luce! Mi sento male! Siete dei grandi, siete voi di Insomniac. Degli dèi. Siete degli dèi. Ok, ci sono quasi. Meglio restare nell'ombra. Ascensore, no prendo ascensore. No prendo ascensore. Scusa tu, mio amico cinese. Giù. Che voglia di pollo alle mandorle, ragazzi. La cucina cinese non è male. Sapete, sono stato in Cina prima del coronavirus l'anno scorso, a ottobre. Poi è successo il panico tipo il mese dopo. Probabilmente era già in circolo. E... assurdo. La cucina era tanta roba. Certo, devi abituarti anche agli orari in cui vai a mangiare. Però dopo che ti sei abituato, davvero tanta roba. Ha! Pam pam pam. E si sale. Ah, incendiari, sul serio. Così, a sentimento. Aia. Avete visto che corsa abbiamo fatto? Giù. Ok. È il padre di Far Cry 5. Metti la password. O Matt, però metto gli occhiali rettangolari. Wow. Ping. Sembra nervoso. Forse dovrei metterlo KO. Dormi bene? Tong. Forse, ragazzi, ho sopravvalutato la durata del gioco. Forse non arriviamo neanche a indossare tutti i costumi del gioco.
Pazienza. Se vedo che stiamo vertiginosamente andando avanti, lo cambio molto più spesso il costume, in modo da farveli vedere un po' tutti in azione. Allora, lì c'è un bastardord. Lì ce ne sono altri due, aspetta che... Facciamo così. Posso anche farmi scoprire, a dire il vero, però... Qui ti salva. Posso? Ok. Tin 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 tin. Un altro, vai. Su. Ok, ottimo. Mamma mia. Ok, prossimo. Appeso come un salame. No, ce ne sono altri. Ok, lì c'è un altro. Ma cosa? Wotai Suchi. Wotai Suchi. Che si sente, sono cinesi, no? Se la prima puntata avevo detto che ero giapponese. Non so da dove mi è venuto. Poi mi sono corretto perché lì stesso ha detto che la maschera che aveva reperito Mary Jane era cinesua. Allora, su. Io mi riesco a farla tutta stealth. Che non so se richiamano i rinforzi, però lui... Ah, ok, non ricordavo potessimo salire i big ones da... Invece possiamo. Natale, c'era un altro. C'era un altro. Facci una dormita. Altri? Ah, lì, ok. Questi magari li facciamo dal tetto. Vediamo se questo... Ah, quelle dal tetto le hanno aggiunte su Miles Morales. Evidentemente. Pam. Dovremmo aver fatto. Ok, via libera. Spero che Standish stia bene. Auto blu, amichetto. Lo wa. Niu niu. Ma che figo! Fanno troppo bene sto costume! Ah! Aspetta, un po' rotto la caramella, eh! Ai, 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 no, 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 no. Minchia, se abbiamo rischiato. Oh, finalmente. Posso? Un'altra volta. Grazie. Ora è sicuro. Cosa cercavano? Solo registri contabili. Sul respiro del diavolo. E tu come lo sai? Perché lo vogliono? Non so neppure cosa sia. Sono anni che Osborne investe molto denaro, ma mantiene l'assoluto riservo sul progetto. Io sono l'unico a possedere la documentazione. Non più. Alcuni documenti sono stati copiati su un server sicuro. Ricevuti di pagamento a un certo dottor Isaac Delaney. Chi è? Non ne so molto. Giù! Andiamo, andiamo! No, l'ascensore è... Tieni duro! Ci sono quasi! E cadi più piano! Boom! Preso! Tutto bene? Sì, credo di sì. Questa cosa in The Amazing Spider-Man 2 non è andata propriamente bene. Ok. Comunque, per essere la tromba di un ascensore non è male. Tan 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 tan. Che figata! È fatto troppo bene questo cazzo di costume! Oh
Dio, guardalo! Guardalo! È bellissimo! Madonna, se è bello! Porca troia, ha fatto troppo bene! Sto sclerando! Anche i piedi, fate tutti i minimi dettagli! Oh! Vabbè, mi sento male. Ehi, hey, Yuri. Stai bene? Sì. Ma non ho scoperto niente di che da Standish, perché sono arrivati gli agenti della Sable e si sono messi in mezzo. Che succede? Ho la sensazione che vogliano solo assicurarsi che non parli. Perché sa del respiro del diavolo. Esatto. Qualunque cosa sia. A quello sto ancora lavorando. Forse una pista. Una pista? Parli come uno sbirro. Vorrei dire come... Spider Cop. Spider Cop. Yuri, me la sono cercata. Super la grondaia, siamo stati stupendi. Peter, come sta Standish? È al sicuro. Ha. Ok, bene. E i demoni? Erano in cerca di un nome. Hai una penna? Sì, vai. Dottor Isaac Dele. Ok. Chi è? Come vuoi? Speravo che me lo dicessi tu. Ci provo, dammi solo... Ah, dimenticavo. Hai lasciato da me quel rilevatore di Tombstone. Più tardi lo porto al laboratorio del dottor Octavius. Ti faccio sapere cosa scopro su Delaney. Wom! Dai, missione palese, di che voglio fare... Voglio finire il secondo atto stasera. Comunque lo finiamo a prescindere, non sono problema. 10:43, i terroristi mascherati hanno sequestrato un autobus. Sì. Dai, missione, dai. Cosa? Magnifica. Livello 60. Nuovo livello superiore. Incremento di energia più 1. Wow, più 1% danni mi. Ok. Mi spiace disturbarti a quest'ora, ma sono in pieno fermento creativo. Abbiamo pensato troppo in piccolo, Peter. Perché rimpiazzare gli arti con banali copie quando possiamo migliorarli? Chi ha perso un braccio lo rivuole indietro, è chiaro, ma noi possiamo offrire di più. Il corpo umano non è un dogma. Esistono prospettive che vanno oltre il nostro vissuto. Riflettici. Doc sta lavorando anima e corpo. Spero che non esageri. Invece dobbiamo prepararci a qualcosa di assurdo, ragazzi. Inseguimento in corso. Terroristi mascherati in posta. Ehi, hai tempo di controllare qualcosa per me? Sì. Forse. Se me lo chiedi, per favore. Su un tetto di Hell's Kitchen è stato notato un contenitore sospetto. Manderei gli artificieri, ma magari è solo il progetto scolastico di qualche ragazzino. Sì, lo so, c'è la crisi, bla bla bla. Quindi? Andresti a controllare, per favore? Ah, le paroline magiche. Spero proprio che si tratti del progetto di qualche studente. Ah, bei tempi quelli. Ok, credo di aver capito che cosa stiamo andando a vedere. Dovrebbero essere le sfide di Taskmaster, ragazzi. Che una volta completate tutte quante, almeno a bronzo, poi ti permette lo scontro contro Taskmaster che ti studia e poi sparisce per sempre. Probabilmente per un futuro capitolo in cui ho studiato le tue ossa, la rinza la runza, tornerò. E quindi poi ci vorrà fare il culo in futuro, ma... Non è di cui preoccuparsi. Sì, confermo. Attivi Taskmaster. Spider-Man, hai trovato uno dei miei punti di ricognizione. Chi è che parla? Domanda errata. Quella corretta è: riuscirai a disinnescare le mie bombe? L'uomo del mistero ha disseminato dei punti di ricognizione. Questo PC segnala la presenza di bombe nel quartiere e stanno per detonare. Devo sbrigarmi. Facciamo, penso che siamo obbligati a fare questa sfida. La facciamo un attimo solo. Anche a bronzo, dai. Devo impedire che le bombe esplodano. Vediamo quando riesco a fare il primo colpo. Cazzo fa? Prendi la bomba!
Ok, me la ricordo questa roba. Bellica per fare medaglie ancora più più alte, bisognava farlo in minor tempo possibile, ma frega un cazzo. Cioè, io ho fatto tutto in ultimate, al massimo oro, tutte le sfide sia qui che nei DLC. Perché nei DLC ci sono le altre sfide, le sfide di Screwball. Madonna, mi ricordo che le facevo in aria. Mamma mia. Ah, però dai, ragazzi. Alla faccia. Alla faccia. Ho fatto spettacolare. Fatto tipo spettacolare, cioè argento. Guardalo che si catapulta col costume amazing del 2012 per i suoi 50 anni. Cosa cazzo? Di nuovo? Non c'è molto tempo. No, basta. Abbandona la sfida. L'ho già fatta, è inutile perdere tempo. Vediamo se c'è la posa quella là di Amazing Spider-Man nel caricamento. No, vabbè, però comunque rende comunque abbastanza. Bam bam. Ok. MJ, cosa hai scoperto su Isaac Delaney? Guarda la foto che ti ho inviato. Quale sarà Delaney? Non lo so. Dovrai andare alla festa per scoprirlo. Per fortuna ho già il costume. Ah, ok, adesso c'è la missione del party di Halloween, quindi questo è il 31 ottobre. Panico, ragazzi, questa missione è veramente... fa riderissimo. Sarebbe perfetto andarci vestiti da cavaliere ragno, però siamo ancora a 22 minuti. Non fa niente, dai. Frega un cavolo. A 40 minuti cambio costume, ragazzi. Comunque no, mi sa che non ci arriviamo a indossarli tutti i costumi. Quindi aumenterò la frequenza nei prossimi episodi. Intanto questi episodi lo voglio dedicare tutto ai tre nuovi costumi. Festa di Halloween. Almeno sono già mascherato. Indossa il costume di un mio nemico. No Lizard. No Lizard. Misterio e la volta. Electro. Ehi, guardateci! Siamo gemelli! Scorpione. Misterio. Mi scusi, è lei il dottor Delaney? Ah, Spider-Man, la mia nemesi! Stavolta non mi prenderai! Oh no, del fumo! Come farò adesso? È la tua fine, Spider-Man! Sei mio! Ehi, ho lavorato su quel casco per una settimana! Devo trovare il dottor Delaney. È andato alla festa. Tu chi sei? L'amichevole Spider-Man di quartiere. Che simpatico. Questa cosa degli specchi è sempre stato un classico per Mysterio. Ad esempio, nel videogioco del Spider-Man 2, Mysterio fa specchiare Spidey e riesce a creare l'illusione che questi Spider-Man escono dallo specchio e lo colpiscono. Questa cosa è stata citata in Far From Home, ragazzi. In un'illusione di Mysterio. Quel tipo dei dolci potrebbe essere Delaney. Devo riuscire ad arrivare lì. E infatti Mysterio fa uscire degli altri Spider-Man facendolo specchiare. Parkour. Cerco Isaac Delaney. Credo sia sulla pista da ballo.
Eccolo lì, la lucertola col camice. Voglio sentirti gridare. Ehi, c'è Spider Boy. Sono la tua nemesi. Dobbiamo combattere. Magari più tardi. Qual è il problema, Coda? Hai paura del mio possente corno? Cosa sei? Ehi, combatti! C'è lo Spider-Man! Guarda tu questo. È dentro. Banana. State calmi. Solo cosa volete? È uno scherzo, giusto? Quelle non sono armi vere. Indietro, forza! Lascialo andare! Boom. E si torna a combattere, amici. Allora, una cosa, siccome io al momento del rifornimento non l'ho usato mai, quindi vorrei utilizzare un potere del costume, insomma, per renderlo un po' più frizzante, perché altrimenti, dai, cazzo, è brutto. Metto questo. Mi piaceranno. Le braccia di ferro, amici! Dell'Arture Infinity War. State tutti figata. Bene. Sì. Bene. Felice Halloween. Dentro. Non lo uso mai il potere, quindi inutile. Creiamo un po' d'atmosfera. Niu, 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 niu. New, new, new. Che laggata! Che li ho colpiti così forte che ha laggato la partita. Dove hanno portato Delaney? Che bordello, ragazzi. Oddio, quando in Amazing Spider-Man si stava tantissimo tempo dentro i condotti e con questo costume, mamma mia che flash sto avendo. Chi siete? Lei lavora con qualcuno in un laboratorio Oscar. Martelli. E lei come lo sa? Non c'è tempo, Isaac. Mi dica il nome. Mister Negativo, ragazzi. La festa è finita lì. Forse la festa continua. Boom! Il nome è...
Morgan Michaels. Grazie. No! Diavolo. E dai, giù. Ma dove era sparito questo? Boh, vabbè. Oddio, un altro. Ping, ping. Le braccia meccaniche. Questo era l'ultimo. Devo trovare lì. No, giù. Volevo fare la corsetta, vabbè. Ah, è dato meno del previsto questa missione. Wow, guardate, guardate che posizione fighissima, madonna nell'aria. Mamma mia, quando mi gaso, vabbè, ragazzi, io per Spider-Man scoppio. Per Spider-Man e per la mia ragazza. Ah già. Hanno creato un'animazione solo per questa missione. Questa è la cura che mi piace. No, come fa King, no, come fa la Square Enix in Kingdom Hearts, la Bethesda di merda, tutte le morti così blu. Tutte a stronzo, spiaccicato. Hanno creato un'animazione solo per questo, che li butta a terra così, li spintona così e li ragnatela. Ma vi rendete conto? Anche se una, scusi, non mi interessa se una sola animazione, ragazzi, ma l'hanno fatto. Capito? L'hanno fatto? Mi spiace, non avevo alternative. Lo hanno fatto. Questo è il futuro dei videogiochi, non massimizzare il profitto. Questo gioco adesso costa un cazzo e hanno regalato questi costumi, li hanno regalati. Quando invece all'inizio sembrava potessero essere un'esclusiva della versione Ultimate, invece no, li hanno regalati. Questo perché gli studi PlayStation le cose Dio buono le fanno bene. Non vogliono tutti questi soldi del mondo. Porca di una miseria. Li regalo, il gioco si compra una volta, a meno che non c'è un particolare DLC. I DLC di Spider-Man costava 10 euro tutti e tre. L'intero 10 euro, altre 8 ore di gioco. Se non di più, perché le sfide, se non sei bravo. 10 e niente, ragazzi, 10 euro. Ti spiego tutto dopo. È regalato. Trovare il dottor Morgan Michaels. Martin Lee lo sta cercando. Ricevuto. Cioè, vi rendete conto? E ci hanno missioni primarie, secondarie e costumi, tre costumi a DLC, quindi altri 9 costumi. Così si fanno i DLC, così si fanno, perché il gioco l'hai già comprato una volta, l'hai comprato una volta e non devi spendere un'altra ira di Dio per il DLC. Visto 10 euro, 9 costumi, missioni principali, porca troia. Ti faccio sapere se ci riesco. Secondarie, lore, bellissimo, c'è un sacco di lore con le altre collezionabili. Bellissimo, così si fanno. Porca di una miseria. Ehi, hai trovato il dottor Delaney alla festa? Sì, ma anche Martin Lee. Oh no, cos'è successo? Martin l'ha corrotto e l'ha spinto al suicidio. È terribile. Dobbiamo fermare quell'uomo. Ci riusciremo. Prima di morire, Delaney ha fatto un nome. Morgan Michaels. Morgan Michaels? Chi è? Non lo so, ma scommetto che lavora sul respiro del diavolo. Hai scoperto qualcosa dal dossier del progetto? Sì, tieniti forte. Qualche anno fa Osborne ha chiesto a Fisk di costruire un laboratorio fuori dal controllo delle autorità. Un laboratorio? Per il respiro del diavolo?
Se è pericoloso come sembra, non mi stupirebbe. Dov'è il laboratorio? Non lo so. Osborne ha ordinato a Fisk di distruggere tutti i documenti. Restano solo le fatture emesse dalla Fisk Construction e intestate personalmente a Osborne. Conoscendo Fisk, le avrà conservate per ricattare il sindaco. Tutto riconduce a Norman Osborne. Forse è ora di fargli un'improvvisata. Dubito ti dirà qualcosa di utile. Meglio non chiedere, infatti. Ok. Tutto che finisce il dialogo. Cambiamo potere, non so se c'è qualcosa. Red Ring. Più danni, protezione, spedisce la vita ridotta. Questo è figo, questo è figo. Blitz, accena la velocità, scudo difensivo, forse. Ah, questo è figo anche, quello percussivo. E vabbè, il pugno era stordente. Questo non lo so che cazzo fa. Furia inesorabile. Primo colpo. Tu compreso. Ah sì, questo è figo. One shot, ma se ti colpiscono muori anche tu. Giustamente. Questo è uno spoiler enorme, ma lascia stare. Fuoco spiritico. Andiamo. Ragazzi, io la faccio durare anche un po' di più. Tanto posso anche fare un po' più tardi stasera. Lì posso raggiungere l'ufficio di Norman. Prima di entrare devo disattivare i sistemi di sicurezza. Se mi scoprissero potrebbero isolare l'intero edificio. La puntata sarà bella lunga, ragazzi, perché abbiamo un bel po' di cose da fare e poco tempo, forse. Perché credo di poter arrivare alla fine forse del... Posso violare i moduli della rete di sicurezza dall'esterno. Ok, i cavi di rete. Devo solo seguirli fino al modulo di sicurezza. Dovrebbero essercene quattro nell'edificio. Mi semplificherà la vita. Che succede? Sicurezza, rapporto. Qui squadra Sable Alpha. Si direbbe una varia elettrica. Ricevuto. Niu. Devo isolare il problema. Peccato, ero quasi ottimista. Brutto. Bischero. Cazzo. Allora. Dai. A tutte le squadre Sable, abbiamo rilevato un problema software. Stiamo contattando uno specialista. Ricevuto, proseguo la perlustrazione. Con questa scusa ti fanno scalare l'intero edificio. Piano piano. Il secondo modulo. Tutti gli agenti, abbiamo perso il controllo di un sottosistema. Protocollo Delta avviato. Quando passerà questa moda dei droni? Squadra Sable, fate rapporto. Ricognizione esterna negativa, tutto in ordine. Confermate il problema software. Non è verificato, stiamo valutando. Mantenete lo stato di allerta. Aiuto. Ok, mancano altri due. Aiuto! No. Tutte le squadre Sable. Bischero. Devo avere un ospite indesiderato. Stiamo analizzando i dati in nostro possesso. Restate allerta. Spider Stealth. Ciao testimone, sì. Sono usciti di costumi nuovi oggi. Amazing, cavaliere arachnide e armatura ipercorazzata si chiama. Eccolo qui. Cazzo fa? Un altro sottosistema è andato. Una squadra all'esterno dell'85esimo piano. 85esimo. Ho fatto 85 piani tutta arrampicata, testimone, sono un grande. Un elicottero! Ah, elicottero! Elicottero! Ehi, MJ, sarei un po' impegnato. Sarò breve. Ho trovato una pista per localizzare... No. ...raggiungere per parlargli. Sapeva del dottor Delaney. Probabile sappia anche di Morgan Michaels. D'accordo, ma non fare follie. A proposito di follie, dov'è l'ultimo modulo? Nella O di Oscorp, se non sbaglio. Infatti. No. Il modello 2O. Ma più alta, ovviamente.
questo è l'ultimo. Mi ricorda sempre quelle missioni del... Sì, però, ma quando poi sulle zelle illuminate i soldatini diventano ciecati o cosa? Beh, considera che su un palazzo enorme, sono minuscolo io e al buio. Soldati merdini, vabbè, frega cazzi. Dicevo, queste sessioni così con questo costume mi ricordano molto di Amazing Spider-Man, madonna. Sono nostalgico, ragazzi. Se riesco a acquistare un computer da gaming e una scheda di acquisizione, vedrò di portarvi The Amazing Spider-Man. Ho già mandato i miei uomini a rastrellare i tuoi. Se denunci il nostro accordo, sarà la tua parola contro la mia. E non sono io quello in galera. Aspetta, Norman è al telefono con Wilson Fisk. Ma cazzo, allora. La statua Neo. Di cosa stai parlando? La statua Neo. Cosa è la Spider Nostalgia? Eh sì. Del dossier che ha trovato MJ. Non riesco. Chi ha il dossier? È in mano nostra. Dice tutto. E questo mi costringe a compiere un'infrazione palesemente illegale, sebbene moralmente accettabile. Borioso figlio di un cane! Non è vero! Toc toc! Jackpot! Accede al computer di Norman. GR27. Il capo ricercatore è il dottor Morgan Michaels, ma la posizione del laboratorio è oscurata. Mi sto prendendo mentalmente Dark Souls 1. Ho paura. Ma no. CRISPR controllate da IA. Ce la farai, testimone, fidati. Il Covid, oh my god. Eh sì, verosimile. Antigen. È pazzesco. Il GR27 è il respiro del diavolo. È pensato per curare le malattie. Ma al momento in cui Spider-Man ha previsto il Covid, è vero, perché attacca le cose respiratorie. Dottor Michaels è in possesso dell'unico campione. Ecco perché lì lo vuole. Se trovo Michaels, trovo il respiro del diavolo. Lei diceva che aveva buoni effetti, ma tutti i ratti erano deceduti, tutti quanti. Guardate che posizione, madonna, queste posizioni così, questi caricamenti grafici, madonna. Dai su, prossima missione, dai che dobbiamo arrivare ai Sinistri 6 stasera. Non mi interessa, andrò anche le oltre 2 ore. Quindi il cover è stato fatto in laboratorio, questo io non lo so. Ehi Pete, che c'è? È stato dimostrato di no. Il respiro del diavolo non è un'arma biologica, però, ma un trattamento contro. Io credo sia naturale, non nato da un animale, insomma, e poi mutato. Dobbiamo rintracciare il dottor Michaels. La Sable non deve gestire una sostanza così letale. Forse ho una pista. Charles Standish si trova nel complesso Sable di Central Park. Se qualcuno può aiutarci a localizzare Michaels, quello è il CFO della Oscorp. Sto provando a raggiungerlo. Ci sei, perché sinistri e non destri? Come questa è discriminazione. No, è perché siccome siamo tutti destri, qualcosa per i mancini, no? Quindi hanno creato i sinistri 6. Arca di Giuda. No, 2000 metri, 2 km. Nazzo. Dai, forza. Doc ha provato a chiamare. Peter, finalmente ho capito. Dipende tutto dalla mente. Prendimi. Un intelletto dal potenziale infinito, ma imbrigliato in un corpo vecchio e... Io sono un Avenger, è vero, testimone. Potrebbe fare se fosse... Insieme a me, sei un Avenger. Il potere interfaccia neurale non deve riprodurre i limiti della nostra forma fisica, ma esplorare i segni dell'immaginazione. Vai, leggerosa. Non so dov'è, dovrei cercarla in... Ah, eccola! Guarda, accendiamo un attimo, lo faccio per te, testimone. Lo faccio per te, testimone, ci vado un attimo solo. Tanto alla fine posso perdere un minutino. Anche se ho un'ora per fare un bel po' di missioni, però non me ne frega niente. Mi prendo il tempo che mi serve. Dai, ci salgo in cima così in corsa. Che figata degli Avenger, è vero. Tanta roba.
Cosa si fa per un fan? Eccoci. La di Avengers. Hai visto? Rebel da New York. Visto? Siamo in cima. Attenzione, agenti all'inseguimento di un camion con bomba a bordo. L'hanno davvero fatta fighissima, eh sì. Andiamo avanti. Giù. Grazie per essere andato sulla torre di Avenger Only for me. Prego, figurati. È stato un piacere. È sempre un piacere fare un favore a un fan affezionato. Oh, porca. Le parole, Pete. Raggiungerlo. Quel posto pullula di guardie. Come pensi di raggiungerlo? Senza farmi notare. A dopo, partner. Standish è lì da qualche parte. E siamo tornati in una missione nei panni di Mary Jane. Che bello. Io l'unico trofeo che mi mancava l'ho fatto buttandomi dalla torre degli Avengers. Bravo. Ed è uno di quella tipo. Quel buco nella rete può fare al caso mio. Però dobbiamo distrarre. Solo distrarre la guardia. La domanda è come. Ah, vero, l'esca. Me l'ero scordato. La butto lì. Togliti dai piedi. Cos'è stato? Mi ero scordato di avere l'esca. Subito. Vado a controllare l'ospite. Aspetta qui. Roger. Ospite. Deve essere Standish. È qui da qualche parte. Il trofeo che mancava era quello delle acrobazie nere, ho deciso di chiudere in bellezza la caccia dei trofei. Bravo. Per un pelo. Zio. Ma come? Ma ero sulla scala. Ero sulla scala. Ma come? Vabbè. Lascia stare. Meno male che si è caricato subito. Non ci rompere le palle. No, l'ho messo troppo vicino, sono stupido. Via, sali. Tiki. Io non mi ricordo qual è l'ultimo trofeo che ho fatto con... Per spy di Miles Morales. Per spy di normale, cioè, non mi ricordo, 2 anni fa. Non ti tanto troppo tempo fa per i miei gusti. Standish è in pericolo. Standish, lo sapevo. Devo arrivare a quella tenda. Standish è al sicuro. Chiudete le comunicazioni. Non voglio fughe di notizie su Michael o sul respiro del diavolo. Per lustro il settore tutto tranquillo. Cavolo, il generatore. Non lo terrà occupato a lungo. La grulla e biscaro. No. Come procede? Il convoglio è pronto? Tutto in ordine. Non appena il capo ce lo dirà, trasferiremo Michael al nuovo rifugio. Stanno per trasferirlo. Devo scoprire al più presto dove sono diretti. Vai, veloce. Veloce. Spider-Man, The Amazing Spider-Man. Non dice questo, però vabbè. Dice, does whatever a spider can. Fa tutto ciò che può fare un ragno. Più o meno la cantavo questa. Ah sì, vabbè. Un po' tutti. Aggiungete altre 2 unità. Ha con sé l'unico campione di respiro del diavolo. Non rischierò un'epidemia. Agli ordini. Non importa di quanti uomini disponga Sable. Non può competere con Martelli. Sono deficiente. Cosa diavolo è stato? No, brutto, bischero.
Brutto e bischero. Fermo! Che ci posso fare se si è voltato? Niente. Posso farci niente se si è voltato questo stronzo. Chissà che figo di essere impiegato su Blanche a fare acrobazie fighe. Non lo dire a me, io dal 2002 che vorrei fare queste cose, non le posso fare. Tu ti rendi conto che io ho una vita da represso, perché non potrò mai essere Spider-Man. Bravo. Oh, mi rompe le palle, vai via. Rifugi. Se il dottor Michael sei in uno di questi, Standish potrebbe dirmi quale. Devo scattare un'altra foto. Fatta. Devo muovermi. È la tenda di Standish. È assurdo che Michaels giri con respiro del diavolo. Ma cos'hanno queste luci? E vuoi tu bighi ragno che si arrampica. Acrobazia tutto. Ah sì, vorrei anch'io tantissimo. Peccato non si possa. Andiamo. Peccato non si possa. Per poco. Viene da piangere. Andate forza, via. Forza. Andate via. Tutti maledetti puzzolenti. Vai via. Meglio controllare. Guarda quello che fa lo spione. Vai. Vai. Ma con te potresti fare una no hit di Spider, no hit? Mi sembra difficile. No death, ancora non, con Peter Parker, con Spider-Man ancora non sono morto. A difficoltà massima, a difficoltà facile, a voglia. Sono un gran pro. Sono un pro ad Ultimate, figurati. Penso di morire nella boss fight finale, però. Dov'è il dottor Morgan Michaels? Ti manda Martin lì. Vero? No. Se vuole uccidermi, deve farlo di persona. Diglielo! Non lavoro per i demoni e nemmeno per Sable. Sono una giornalista. E voglio fermare Martin Lee, proprio come lei. Watson. Ho sentito parlare di te. Sable non vuole ascoltarmi. Tiene prigioniero Michaels. La boss fight finale è easy, in realtà è un po' tutto il gioco easy. Beh, non proprio, perché ha difficoltà massima. Ti toccano e ti fai molto male, però vabbè. Stanno andando lì per cosa, Charles? Cosa vogliono prendere a Grand Central? Ma quello è... Ma che cosa? Charles! Ma non era un agente della Sable? No, decisamente no. Ho sentito qualcosa. Spiacente, Charlie. Ok, dobbiamo andare. No, aspetta, sa qualcosa! Ora c'è la missione a Grand Central. Già sono passati troppi minuti. Vabbè, adesso ragazzi... Cambio di costume! Ok. Il salvataggio. Cambio di costume immediatamente. Oggi proprio ieri hanno aggiunto questo che è quello che andremo ad indossare. Ma che figo! E poi questo, armatura, costume ipercorazzato. Bellissimi. Metti il costume noir, anzi, già l'ho indossato il costume noir. Sono arrivato tipo Madonna, quanti ne ho da indossare! Porco Giuda, tantissimo. Non ce la farò mai, ragazzi, vabbè. Più imbarazzante della mia carriera. MJ l'ha presa male. Guarda quanto è luminoso questo arachno Spider-Man. Luminosissimo dalla notte, tanta roba. Ok, ultima cosa. Spiacente Charlie. Stendi uno sconosciuto. Tranci le mie indagini, è meglio che riesci a dire spiacente Charlie. Metti il costume 2099 bianco. No, oggi lo dedico ai tre. Strammatizzare, certo. È il motivo per cui ci siamo lasciati, ricordi? Ah, pensavo ci fosse.
fossimo lasciati perché volevi dedicarti alla carriera. Ci siamo lasciati perché continuavi a trattarmi come una bambina. Non farlo, MJ. Lascia stare, MJ. Troppo rischioso, MJ. Non avrò superpoteri da ragno, ma non puoi tenermi sotto una teca. Ti sei introdotta in un complesso militare che... sai una cosa? Possiamo parlarne un'altra volta? Che ne dici? Cosa hai scoperto su Michaels? Va bene. Michaels è da qualche parte alla Bowery. Sable lo trasferirà domani a mezzogiorno. Perfetto. C'è altro? Stava parlando di Grand Central prima che facessi irruzione, no? Sì, diceva... non importa. Ascolta, devo andare, Peter. Ho del lavoro da finire. Peter, questo dimostra che è ancora arrabbiata. Complimentoni, supereroe. Che figata però il costume di Spider-Man. Sì, sono tutti bellissimi, tutti. Non ce n'è neanche uno brutto. Esplorare la città, vabbè. Facciamo, prendiamo quello zainetto lì, un attimino. Facciamo la torre e lo zaino, aspetta. Ah, qua c'è lo zaino. Lo zaino è qua. Dov'è? Lassù. Che cos'è? Il trofeo che ho vinto al concorso scientifico di Wilson Fisk, insieme all'assegno. Non potevo rifiutarlo senza destare sospetti, ma non voglio i suoi soldi, anche se ci sarebbero stati utili. Quantomeno ho accettato la fornitura a vita di zaini. Uno brutto secondo me ce n'è. Spider-Man Bombastic. Ah, cos'è? Amazing Bagman forse intendi. Tu intendi questo? Non so come ho fatto a capire che intendevi quello, ma... tu intendi questo? Amazing Bagman. Questo qua. Ah, Bombastic lo chiamano qui. Ah, ho capito, vabbè, ma si chiama, in inglese è Amazing Bagman. Non è brutto, perché sai, in pratica, quando nei fumetti è stato assalito dal costume nero, il costume nero, no? Presente, presente il costume nero? Il costume nero, il simbionte. Dovrei cercare altre torri da attivare. Quando se lo toglie, il costume gli strappa di dosso il costume rosso, quindi rimane senza costume per un po', e i Fantastici 4 gli danno una loro tuta, e per nascondere la sua faccia si mette questo sacchetto. È una cheat carina, anzi, per dei fumetti proprio vecchi vecchi. Una roba proprio vecchia di fumetti vecchi. È una bella cheat invece. Non è propriamente un costume di Spider-Man, è diciamo una roba che ha indossato per un po', e siccome è rimasta tra gli albi più storici, allora l'hanno introdotto, ma non lo definirei propriamente un costume di Spider-Man. Tutte le unità, segnalato un rapimento. Reato in corso presso Two Bridges. E dai, chiamatemi. Andiamo avanti nella storia. È la mamma di Miles. Pronto? Ah, Rio. Signor Parker, sono Rio Morales. Volevo ringraziarla per aver trovato a Miles un lavoro al Fist. È stato un piacere, ma mi chiami Peter. Signor Parker suona davvero troppo maturo per me. Ok, Peter. Sappi solo che Miles non era del tutto convinto, ma alla fine gli ho detto o questo o altra terapia. Lui ne ha bisogno, ma non vuole sentirsi una vittima o essere compatito. Lo capisco, anch'io sono così. Ne parlerò con May e mi farò trovare lì al suo primo giorno. Grazie ancora. Significa molto per me e mio figlio. Cioè, quindi invece di farci una maschera che poteva fare in pochissimo, ho messo una busta brutta che poteva cadere in qualunque momento. Bene. Vabbè, ma i fumetti degli anni 70 sono così. Ma che ti aspettavi? Infatti io lo dicevo, no? Ne parlavo in qualche live fa di Spider-Man. Le storie si sono evolute, anche la scrittura. È una cheat carina. Addirittura qui ha le scarpe, ma nel fumetto era scalzo. Poi comunque il costume se l'è fatto subito dopo, non pensare. Era così, provvisorio. Mi volete chiamare che dobbiamo andare avanti? Che dobbiamo arrivare al raft e finire il secondo capitolino. Qua c'era uno zaino. Ah, ecco, si è attivato. Peter, sto per avviare un altro test, dove sei? Deve scusarmi. L'autobus ha avuto un guasto, non c'erano taxi, sarò lì appena possibile. Andiamo ragazzi. Vedremo una cosa abbastanza particolare adesso. Se adesso, per forza, perché ci stiamo avvicinando qua. È inutile dirlo.
figa. Però approvo l'atto gentile dei Fantastici 4, molto gentili. Io vorrei amarli un po' di più perché non li ho mai conosciuti per bene. Non mi sono mai affezionato ai Fantastici 4. Che figo, Peter. Sono io, sono figo. Tiki tiki ti. Parla con il dottor Octavius. Scusi il ritardo. Buongiorno, Marco. Buonasera. Ah, non importa. Controlla i neurosensori. Dobbiamo ridurre il tempo di risposta. Subito. Minigioco. Ah, no, forse è dopo. No, è dopo, forse. Neanche io ho visto solo un film, non li conosco per niente. Ma fanno schifo i film di Fantastici 4. Forse riesco a ottimizzare il computatore. Ok, giochinino così. Così non va bene sicuro, ok. O così o niente. Credo così. Poi così. Tanto vediamo. Più uno, ok. Perfetto. Tung. 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 Alto dritto c'è, sì. E poi uno verso destra. Ok, subito. Abbastanza intuitivo. Mi pare che fosse la torcia umana, cosa di. Cosa di pietra. Elastic Man nativa molto bella. Elastic. Sono la torcia umana, la cosa, il Mr. Fantastic e la donna invisibile. Benissimo. Errore al commutatore risolto. Levo impedenza sul circuito del neurosensore. Impedenza. Ok, così per forza. Poi così per forza. Necessariamente così. Così. Ma dobbiamo togliere altra carica. Ok, quindi questo qui è totalmente inutile perché qui dobbiamo metterci un bel meno 2. Questo va dritto. Questo va così. Questo va ulteriormente così. Dritto. Dan 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 dan. Che poteri di merda, no? Sono fighi invece. La cosa, diciamo, è un Hulk di pietra. Il segnale rumore è sballato. Un nuovo processore ridurrebbe il ritardo. Allora, qui dobbiamo buttarci una carica pesante, dai. Meno 3. Non esiste meno 3 in carica, vabbè, ma lasciamo stare, è un gioco. Per poi serve carica, poi ci butto un più 5, cioè più 5 no, più 4, facciamo così, meno 1 giù e dritto. No. Qua ci devo mettere questo, poi questo, no, questo. Siamo uno con le frecce. No, non va bene. L'altro. Lo mettiamo qua. No. Dritto e a destra. Dritto e a destra. Dritto a sinistra. Dritto. Forse questo. Ok, avevo ragione. Ok, più 4 e più 1. Ma più 4 e più 2 sicuro, però 6, quindi dobbiamo togliere una carica in meno. Più 2 c'è? Ok. Cosa cazzo? Quindi più 4. Oh, la matematica non è un'opinione, ma... andato più 2. Ok. In Dark Souls 3 ci sono alcune spine di torce umane che ti danno fuoco e ti esplodono addosso alla stile Allahu Akbar. Un nuovo Isis. Ci sono, Doc. 2,8 millisecondi. Bel lavoro, Peter.
Ok, non è questo il momento invece. È più avanti. Vabbè. La tiriamo un po' per le lunghe questa live, dai, non ci fa niente. Che braccio. Che figa, guarda che grafica. Tu odi Kingdom Hearts? No, al contrario. Lo adoro, li ho giocati tutti. Ho platinato Kingdom Hearts 3, che è una super impresa, il platino più difficile che io abbia mai preso. Anzi, sono l'unico dei poltergeist che li ha giocati tutti. Tranne per il boss, tu lo odi. Al contrario. Cioè, io Zora lo odio, il gioco lo amo. Discreto successo. Mi sembra incredibile. L'aiuto. Sì. Odi il gioco, no? Perché quel boss? Ah, vabbè, ma figurati, i boss difficili in Kingdom Hearts sono sempre Cosa è stati. successo? Solo che Kingdom Hearts 3 è stata un'eccezione. È così Non li ho evidente. mai giocati negli altri, in questo invece Kingdom Hearts 3 ho deciso di Per i farlo. medici è un disordine neurologico degenerativo. Forse è causato da sostanze tossiche con cui lavoravo durante la gioventù. Mi dispiace, posso aiutarlo? Lo fai già? L'aspetto peggiore è che colpisce soltanto i muscoli. La mente continua a funzionare, ma non basta più. Sei l'unico a saperlo. Manterrai il segreto. Ma certo. Forse dovresti cercare un posto più stabile. Sono venuto a lavorare per lei, per quello che ha qui dentro. Le sue. Io sono il più bravo di te nei videogiochi, in Dark Souls ogni boss ti fa odiare il gioco, ma io non ho Dark Souls. Ma che c'entra? Non è che questo determina se sei più bravo di me nei videogiochi. Tu Yo-Zoro lo batteresti probabilmente, ma dopo tanto Ed tempo. è resta. Io non è che non sono bravo, è che Dagli occhi. non mi va di imparare i pattern, che è diverso. Io voglio divertirmi, non voglio spaccarmi l'anima per un boss. Non c'entra essere più bravo di me nei videogiochi. Io Peter, sono un pro ai benvenuto. videogiochi. Ho letto un articolo molto interessante, descrive le possibili evoluzioni delle interfacce neurali. Lo leggerò. Grazie, Doc. Ricordo ancora il mio colloquio. Mi sono presentato sporco e con 10 minuti di ritardo perché avevo appena sventato una rapina. È incredibile che Doc mi abbia assunto. Un'interfaccia diretta con i gangli basali. Rivoluzionaria, ma rischiosa. Non lo so, Doc. Una matrice di Gallio potrebbe funzionare, ma il rischio di danni resterebbe elevato. Gallio, sei un genio. Non pensare ai rischi, stavolta filerà tutto liscio. Dark Souls ti forgia nei giochi, ti devi migliorare la tua attenzione alle mosse del nemico e fino alla tua abilità di apprendere le mosse. Ma testimone, tu l'hai visto? È che tu non hai visto la live, ma io sono stato più di 10 ore a imparare il pattern di Yozora. Che è più cazzo duro di qualsiasi boss tu possa incontrare su Dark Le Souls. condizioni di Doc Cioè, si dai, sono Yozora deteriorate. non è semplicemente un In questo boss, passo è perderà il controllo delle funzioni motorie entro l'anno. l'epilessia. L'impianto intracranico potrebbe peggiorare la situazione, con effetti sulla personalità. È l'epilessia Bisogna essere prudenti. quel cazzo di boss. Ma più veloce del vento, è tutto un para. L'hai visto il re senza nome? Ah, poi lo vediamo. Yozora è molto peggio. Yozora ha il one shot, ti può levare l'arma. E devi schivare. È molto più complicato. Anzi, è il boss più complicato che abbia mai visto. Io. Peter comincia a sospettare qualcosa. Cerca di nasconderlo, ma ormai è chiaro. Ha notato i tic e il deterioramento delle mie capacità motorie. Ma in fondo sono stato io a pretendere un genio come assistente.
Mi serve solo altro tempo. Il mio lavoro può migliorare la vita a milioni di persone. Salvarle. E può salvare anche me. Non hai neanche visto l'anima edizione del New Game Plus 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 Plus, non credo di avere le capacità per batterlo. Ma quello è un altro discorso. Quello là è un boss potenziato al New Game Plus 4. Yozora è così forte al New Game senza Plus. Cioè, proprio la prima volta che lo incontri è già un dio. Cioè, non, grazie, se il boss è più forte, lo potenzi, ci credo che magari può superare in prestazioni. Doc, deve scusarmi, mia zia mi ha appena scritto. Grazie, sarò qui tra poche ore. Jump, giù. Yozora è Nabbo, sì, fallo tu Yozora. I miei coglioni è Nabbo, no scherzo, ecco infatti. Ancora io c'ho, ancora io mi devo riprendere. Fatto giorno nel frattempo. Zia May? Non dirmelo, sei in ritardo. No, a dire il vero sono già per strada. Hai sentito Miles? Ma sua madre ha detto che stava arrivando. Perfetto, arrivo subito. Ciao. Io ancora mi dipendo da ogni cosa siete in Dark Souls. Vabbè, ma che ci posso fare io? Siete masochisti, non è colpa mia. Io ancora non mi sento pronto a fare una sfida del genere. Ogni boss ci vuole la pazienza, eccetera, eccetera. Ho una notizia interessante. Ricordate quel bestione di Rhino? A quanto pare la notte. Al momento puoi di divertirmi, non di sfide. Com'è possibile, vi chiederete? Beh, nessuno. Devi fare questa fine. Sì, la farò un giorno, li giocherò, lo so già. È che tu vuoi vedermi in live giocare Dark Souls 3, è questo il discorso. Che ci fai? Non si arrende. E ora come la mettiamo, moccioso? Ma che? Bisogna essere davvero così tanti per derubare un ragazzino. Ti trascinerò con me nel bar di Dark Souls. Ma non c'è bisogno di trascinare niente. Semplicemente, per ora, non ne ho voglia. Ci giocherò! So che ci giocherò! Solo non adesso! Non c'ho voglia adesso! Ci giocherai? Sì, ma lo so! Ma non adesso, questo è il discorso! Sei Spider-Man! Lo stupefacente Spider-Man! Lo spettacolare Spider-Man. Quando pensi di giocarlo? Ma un giorno. Ma vedi che io ho già finito Bloodborne, eh? Non so se lo sai, ma Bloodborne io l'ho finito. Ok, ma se non ci fosse nessun altro? È l'unico solo che ho giocato. E l'ho finito. Ho battuto German. Ho fatto quel finale. Cioè, non mi fraintendere. Io affronto sempre gente più grossa di me. Ma io almeno. Oh, come lo scontro con Rhino sul ponte di Brooklyn. Che spettacolo! Ottimo esempio. Se l'altro è più grosso, sei più veloce. Chiaro? Certo, ma per te è facile parlare. Io non so combattere come te. Ok, prova. Sul serio? Sì, forza. Primo, occhio all'adrenalina. Respira piano. Non l'ho giocato a Bloodborne, quindi bravo. Grazie. È bello. Aspetta la sua mossa. Sono già sicuro che è il mio preferito. Perché lo stile gotico, il sangue, queste cose le adoro. Così, esatto. Bravo, riprova. Stavolta fallo davvero. Sì, chiaro? Prova. S-
scusa. No. È giusto. Continua così e andrà bene. Ok. Ora basta. Vado. Ehi. Grazie. Sai, di nulla. Ho colpito Spider. Il rifugio è poco più avanti. Ehi, come va? Fratello, non ci crederai, ho appena incontrato Spider-Man. Cosa? Incredibile, gli hai mostrato la nostra app da hacker. Ah, no, non ci ho pensato. Sei un disastro, te l'avrebbe comprata di sicuro e adesso saremmo famosi. Gliela mostro la prossima volta. Ora vado, ho promesso a mia madre di essere puntuale. Ok, ci si vede. Oh oh. Preparate un documento d'identità per l'ispezione. Ma dai, sul serio! Ci vorrà una vita! Non ci fosse quel drone del cavolo, salterei la recinzione. Conosci nessuno che si chiami Martin Lee? Io domani mi compro Dark Souls 1. È stato facile! Ma ho paura, se Dark Souls 3 era facile, il primo cos'è? Il cos'è più è il 2 il più complicato, quindi... Ho ricordo il Vietnam di Dark Soulsiano. Ma stai tranquillo, okay, testimone. Non deludere. Wow. Che cosa cazzo è successo? Ho ricordi del Vietnam Dark Soulsiano. Che termini. Ragazzi, mi sa che non so se ci arriviamo a fare il raft. Mancano 40 minuti, abbiamo la missione del... Dove cavolo devo andare? Meglio tenersi a distanza. Ok, Updaker. Non deludermi. Forse posso accendere la sirena. Devo fare ancora la missione del... Sì, vediamo. Posso passare della Grand Central a sinistra o scalare le impalcature a destra. Ok. Stai calmo. Pensa a distrarlo. Visto nulla? È questo che succede a chi racconta. Dannazione, quello che è pieno di cocci di vetro. Sto ricevendo una quantità di chiamate riguardo queste pattuglie della Sable International che collaborano con la polizia alla ricerca di sospetti sull'attentato al municipio. Ho Ken sulla linea 3 che vorrebbe commentare. Ken, sei in diretta con Jay Jonah Jameson. Settore sicuro, continua la ronda. Cosa diavolo è stato? Dove diavolo devo andare, ragazzi? Non mi ricordo. Di qua, penso. Ancora mi ricordo quando ero agli inizi, non riuscivo a battere Borde. Quando l'ho battuto, quasi 2 anni dopo, mi sono messo a tremare. Oppure per ciò che sarebbe successo dopo. Porco Giuda. Per leggere i messaggi. Come vedi, poi pian piano le sfide si superano. Si superano, testimone. Si superano. Testimoni di bastoni. Iaoni. Cazzo i vetri, vai. Ok, sono al sicuro. Cacchio. Oh, ciao mamma. Ciao tesoro, sei arrivato al rifugio Fist senza problemi? Sì, ci sono. Ho una nuova sfida, devo platinare. Ce la puoi fare. Nessuno ti costringe a lavorare al rifugio. Tu l'hai fatto. No, io ti ho detto di scegliere. Sì, e preferisco questo alla terapia. Almeno qui mi rendo utile. Il tipo dice che ognuno affronta il lutto a modo suo. E questo è il mio. Ok, mi dispiace. Mamma. Sì? Non ne voglio parlare, ma non significa che non ti voglia bene. Oh, tesoro, ti amo tanto.
supereremo questo momento, ok? Devo andare. Ti chiamo mentre torno a casa. Io ancora mi chiedo con quale voglia potenza ho continuato a riprovarci con Vord. La mia pazienza ha ricompensato. È sempre così con i boss del genere. Ok, siamo arrivati. Li vedo dappertutto, amico. Facciate i demoni. Continua dappertutto. A respirare, capisci? Torno subito. Cosa? Ehi, Miles. Ciao. Scusa, ho fatto tardi. No, nessun problema. Bene, allora... che posso fare? Perché non inizi a... ad ambientarti un po'? Sì, parla con qualcuno. Il caffè, quello funziona sempre. Caffè, bene. Io torno tra qualche minuto a vedere come va, ok? Sì. Oh, non preoccuparti di Hodges. Non morde. Molto. Sicuro? Tom. Che fa? Cerco di capire cos'è un dannato quark. È una particella subatomica. È la base da cui si formano protoni, neutroni, adroni. Subatomica. Ci sta. In Jail of the Mountain. Dannato rottame. Al diavolo. Non funziona più. Le dispiace se do un'occhiata. Eh? Abbiamo diversi tupi catodici a scuola. Posso provare a... Tupi cosa? No, bastano un paio di calzattoni. Poi... va. O... magari si è allentato un cavo. E va bene, allora. Come vuoi tu, signor cervellone. Avanti, prova. Una folla di persone sta rendendo omaggio all'agente Jefferson Davis, l'eroe ucciso nell'attentato al municipio, che avrebbe salvato la vita ad alcuni dei presenti facendo scudo con il proprio corpo. Ehi, novellino! Ma Dark Souls 3, in che giorno lo dovreste cominciare? Penso che nel prossimo palinsesto. Cosa ha fatto di eroico a parte esplodere? È che tocca a Matt, e Matt ha un sacco di serie da portare avanti, quindi ci vorrà un po'. Saprai di suo padre, Jefferson Davis? Tipo, dovrebbe cominciare Valhalla, non l'ha neanche comprato. È da parte sua che nonostante tutto sia venuto a fare il volontario. Quindi non lo so. Non credi? Potrebbe volerci un bel po' di tempo. Ascolta. Mi dispiace. Vieni, Miles. Andiamo in cucina da mia zia. Zia May. Io devo andare, ma... ecco i rinforzi. Oh, ciao, Miles. Benvenuto. Prendi un grembiule, lavati le mani, poi ti spiego cosa fare. Ma perché stavate per morire? Ehi, Peter. In che senso? Ah! Grazie, per prima. Prego. La live di ieri. Quasi mezzogiorno. Sable starà per trasferire il dottor Michaels. Vado sulla Bowery a cercarlo. Temo che i nostri computer siano sorpassati. In pratica, ieri il just chatting di ieri si basava su esperienze al limite della vita, tipo cose spericolate che ci sono accadute, cadute, acrobazie, reazioni allergiche, queste cose qua. E il discorso era questo. Non l'abbiamo trovata quasi per niente questa armatura, ragazzi, però almeno l'abbiamo vista. Ah, ok, è stata molto carina, peccato che tu te la sia persa. Io per esempio stavo morendo fulminato. Matt si è quasi rotto il collo due volte. Dave invece stava per morire di reazione allergica. Vabbè, comunque, i 40 minuti sono passati per questo costume. Non mi frega una sega. E mettiamo l'ultimo della giornata. Costume ipercorazzato, ci sta. Guarda che bello! Io stavo per morire ieri, come? Yuri, vado sulla Bowery per assicurarmi che Michaels arrivi al nuovo rifugio sano e salvo. Onestamente eviterei. Silver Sable non sembra apprezzare la tua presenza. Ah, e che vorrebbe fare? Spararmi? Sinceramente, non lo escluderei.
Magnifico. Resterò in zona, ma senza avvicinarmi. Per sicurezza. Questa è la Bowery. Ma dov'è il dottor Michaels? Si avvia la mia... Per colpa di Dark Souls. Devo andare, ciao. Va bene, testimone. Buonanotte, grazie per essere passato. Un grosso bacio. Il respiro del diavolo. Si chiama GR27, non... Non importa. Attenti, nelle mani sbagliate può... Non si preoccupi, siamo i migliori. Questo mi conforta. Codice 381 in partenza. Buonanotte, testimone. Un bacio. Saluti al castello infestato. Mi è appena entrato in macchina e scappato del bordello. Eccolo ragazzi, vi ricordate il furgone che ho visto nell'officina di Tombstone con Mary Jane? Eccolo qua! Ed eccoci qua, ragazzi. Facciamo noi. Sì, come no. Ba-bam. Yuri, sto inseguendo Martelli. Temo abbia preso il dottor Michaels insieme al respiro del diavolo. Ricevuto. Mando altre unità sul posto. Ha preso Michaels vivo ed è un bene. Forse per fargli produrre altro respiro del diavolo. Devo fermare quel camion. Ho blindato quello che è. Altre animazioni fatte solo per questa missione, ragazzi. Ma ne vogliamo parlare? Una bella osservazione. Scusa, ma sono contrario all'operazione missile a Manhattan. Wow. Questo era il trailer di presentazione, ragazzi. Era il trailer di presentazione che hanno fatto vedere al primo E3 del 2016, se non sbaglio. Ehi, non sparate! Aprite il fuoco! Sable, ucciderai qualcuno! Ci sbrighiamo, ho un appuntamento col tuo capo. Bersaglio perso, riacquisitelo. Il giudizio è alle porte. Lui sta arrivando per liberarci dai peccatori. Dun dun dun, dun, dun. Arrenditi!
situazione. Hai catturato lì? Ci sto lavorando! Ciao! E qui! Buona fortuna! Questa la prendo io! Che stai facendo? Ti apro nuove prospettive! Ma che diavolo? Devo essere sincero, speravo di portarti qui. Le mie abilità mi rendono persuasivo. Ti ho tenuto d'occhio. Ti aspettavo al municipio. Non ti sei presentata. Dov'eri? È reale, o immaginario. È un peccato che siano morti in tanti senza un eroe a proteggerli. Quella gente ti ha salvato la vita, vero? Era qui a causa tua. Volevo usarlo. Un gesto inutile alla fine. E in tutto questo dov'era Norman? Rintanato come un topo. Sapeva cosa sarebbe accaduto ed è fuggito. Norman è una piaga per questa città. Deve essere estirpato. La sua corruzione va eradicata. Norman si nasconde dietro una maschera di menzogne. Ma io mostrerò a tutti il suo vero volto. Indossa la maschera! Unisciti a noi! Grazie, ma passo! Orette, onorette, ti unirai a me! Oh. Tutte le anime perdute! Le vittime innocenti che avresti potuto salvare! Martin, sei macchiato del loro sangue! Puoi fermare, Osprey! Hai la forza per riuscirci. E da mia... Scusa ragazzi, un attimo solo. Hai la volontà. E tu non hai fatto nulla! Non posso salvare tutti! Cos'è una vita? È uno scambio equo. Una vita per le anime di una città. Questo fuoco, che cazzo! E tu difendi una sporca che se ne sta sulla tua torre d'avorio! Non è reale! Un attimo ragazzi, non muoio. Mostrami tutta la tua forza. Quando devo fermare lui? Prostrati a me. Ti toglierò la maschera e svelerò a tutti chi sei. Grazie, ma mi rifiuto. Le ombre mi sono fedeli e io donerò loro la forza. La mascara! Devo distruggerla! Non ti abbandonerò alle tenebre, Martin! Ti sconfiggerò e annullerò la tua mente! Non puoi! Puoi tornare alla luce! No! Ho ho ho! Yeah!
Fermo, fermo, fermo! Sta bene. L'hanno preso? Sì. Quanto è preoccupante? Molto. La cercano tutti. E il siero? Perso. Dei scoria. Pensi di essere un eroe. Vuoi salvare la gente, ma procuri solo guai. È colpa tua. Colpa mia? Ma se aspettavo a voi? Due, davvero? No. Dobbiamo avvisare subito Osborne. Io vado. Grazie. Me ne ricorderò. Yuri, dimmi che hai una pista su Martini. Abbiamo il video di un tizio in un bar che l'ha ripreso mentre saliva su una berlina nera dopo lo schianto. Berlina nera, bene. Fammi finire. Abbiamo parte della targa e una delle mie pattuglie ha identificato un'auto compatibile. Una berlina nera in un parcheggio tra Canal e Hudson. Sei in gamba, Yuri. Vado subito. Spider-Man. Pronto? Mi dicevi? Dottor Michaels, da dove chiama? Ho preso in prestito una radio dalla Sable. Probabilmente diffonderanno il respiro del diavolo nei trasporti pubblici, aeroporti, terminal, stazioni. Da lì si propagherà come un incendio. Perché la Oscorp sta sviluppando un'arma biologica in città? Non si usano più i bunker nell'Artico. Norman tiene molto al respiro del diavolo. È la sua ossessione da decenni. Il progetto infrange qualunque legge statale e federale in materia, ma a lui non interessa. Se si viene a sapere, può dire addio alla rielezione. Non solo. Sarebbe processato all'AIA per crimine di guerra. Perché me lo sta rivelando? Non è colpevole tanto quanto Norman. Sì, senza dubbio. Ma le azioni di lì mi hanno aperto gli occhi. Troppo a lungo abbiamo ignorato i rischi del progetto. Mi fido di te, Spider-Man. Sei l'unico che si batte per la giustizia. Ti prego, proteggi la città dai nostri errori. Eh sì, ragazzi. Una pandemia. Devo avvisare Mary Jane. Mary Jane Watson, lasciate un messaggio comprensibile e vi richiamerò appena posso. Che stai combinando, MJ? Sostiene che i demoni cerchino qualcosa a Grand Central. Ma che cosa potrebbe essere? Forse dovrei chiamare Peter e avvisarlo che mi trovi qui. O forse meglio di no. Mi direbbe di tornare a casa e di incatenarmi al computer. Darò un'occhiata veloce e poi lo aggiorno. Guarda quanti prodotti Oscorp. Sembra quasi una mostra della Oscorp. Tocca a me. Fino a pochi anni fa, le tute mimetiche ottiche erano gadget da fantascienza. Ma con i dispositivi a risonanza magnetica brevettati da Oscorp, i campi di occultamento sono ora realtà. Provate voi stessi per toccare con mano il contributo di Oscorp a un mondo migliore.
Incredibile. Alla Oscorp crediamo che la miglior difesa sia l'attacco. E quando si tratta di combattere l'inquinamento atmosferico, siamo armati fino ai denti. Signor Lee. Sarà più semplice per tutti se resti calma e fai come ti dico. Aiuto! Polizia! No! Passi il sindaco Osborne. Chi parla? L'uomo che sta cercando. Cosa vuoi? Ti voglio al Grand Central Terminal entro mezz'ora. Da solo. Non farei versare altro sangue. Sarà arrivato Norman Osborn. Quindi era questo il piano di Lee fin dal principio? Incolpare Norman costringendolo a diffondere il respiro del diavolo? Potrebbe avere senso per una mente disturbata. Ok, ci sono. Sto entrando in stazione. Devo fare attenzione a qualcosa. Sta pattugliando la zona con dei droni. Era preparato al tuo arrivo. Non preoccuparti, sono nei condotti dell'aria. Vedi un punto d'uscita sicuro. Mi prego, ho una famiglia. L'angolo sud-ovest. Vado subito. Se mi avvicino, i droni mi noteranno. Vedi quel tablet? Controlla i droni. Puoi prenderlo? Sì, se tu li distrai. Magari senza farti sparare. Sono pronto, aspetto te. Sono pronta. Arriva. Gazzai, dalla. Ok, vai. Non credo senza lottare. Fermo! Proviamo a calmarci. Sono una giornalista. Ho una linea diretta col sindaco Osborn. Posso fare in modo che arrivi qui in tempo. Come? Prima, lascialo. Stanno arrivando, salta. Non devono vedermi.
Rooney, al riparo. Hai quel tablet? Sì. Datti una mossa. Bene, arrivo. Andiamo, andiamo. Ci sono quasi. È fatta. Brava, ora ti porto via da qui. Il respiro del diavolo? A quello penso io. No, siamo partner. Ne parliamo dopo. Queste persone potrebbero morire. Anche tu. Non lo permetterò. No. Ho scelto di essere qui, è un problema mio. Che significa che l'hai scelto? Non mi piace, sono in troppi. Allora inizia a metterli KO. In silenzio. Ancora troppo vicini. Ha funzionato. Prendilo. Ora. Era questa la missione di cui io parlavo. Che avrei voluto. Quel gruppo. Vedo se riesco a separarli. Che avrei... Sapevi che Martin sarebbe stato qui? Non proprio. Che vuoi dire? Sospettavo potesse accadere qualcosa, ma non questo. Perché non me l'hai detto? Pensavo fossimo partner. I partner si fidano l'uno dell'altro. Che significa? Io mi fido di te. Sì, quando sono a casa seduta al computer. Oh, andiamo. Possiamo pensare a salvare la città per ora? Fermo! Ah, che palle! Chi l'aveva visto? Quel gruppo. Vedo se riesco a separarli. Che palle, ragazzi, Dio buono. Giù, 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 giù. Dividere quel gruppo. Vedo se riesco a separarli. MJ, sapevi che Martin sarebbe stato qui? Non proprio. Che vuoi dire? Sospettavo potesse accadere qualcosa, ma non questo. Perché non me l'hai detto? Pensavo fossimo partner. I partner si fidano l'uno dell'altro. Che significa? Io mi fido di te. Sì, quando sono a casa seduta al computer. Oh, andiamo! Possiamo pensare a salvare la città per ora? Oh. Avanti. Boom. Oh ragazzi, questo non finisce mai. Ha giù da der fuji. Women han kuai ju kei zhuadao ta. Devo superarlo. Pronto. Avviate il timer. È la tua occasione. Tienili impegnati, io penso al respiro del diavolo. Sai quello che fai? No. Ma questo... Oh, ok. Il blu è collegato alla batteria. Il giallo ha una ventola. Quello rosso ha un piccolo punto esclamativo. Allora, il primo passo è scollegare i fili dalla batteria. Segui i fili fino all'altra estremità e staccali da quel lato. Allora, scollega i fili dalla batteria. Ok, ho staccato il primo filo. Ora passa al secondo. Filo della batteria. Cosa? Il timer si è aggiornato a 30 secondi. È un circuito a cascata. Poi tocca alla ventola. Sì, poi l'ultimo, ma devi sbrigarti.
rosso. Finito. Sì. Ora portiamo in salvo queste persone. Mi servirebbe l'aiuto di Spidey. Ci sei? Giusto. Apro un passaggio. Ma fallo in silenzio. Certo. Su. Ah, questa missione è una di quelle che sopporto un po' meno perché è da fare tutta stealth. Sennò forse perdi. Devo pensare all'incolumità degli ostaggi. Sì, infatti è da fare stealth. Cazzo, no. Gli appigli non sono propriamente fatti col massimo dell'ergonomicità, come si suol dire. Pericolo. Quello non avrebbe mai preso ostaggi così. Aveva ragione, inizio a rimpiangerlo. Su, questo qua è bello, bello grosso. Eliminarne qualcun altro, poi potrete muovervi senza rischi. Fai presto. Charlie, li ha cacciato in bene da mia. Dentro, lì c'è Chantong Wutu. Su. Ping, ping, ping. Ne manca solo uno. Boh. E gli altri? Non vedo gli altri. Dov'è sono gli altri? Acqua. Ok, MJ, è ora di andare. Ricevuta. MJ, ce l'avete fatta? Sì, sono tutti al sicuro. Ottimo lavoro. Ehi, Peter. Sì? Quando avrai finito fare il discorsetto. Sì, immagino. Ma prima trova lì e fai il male. Chiunque faccia infuriare MJ ha tutta la mia solidarietà. Spero di non rientrare nella categoria. Boom! Sti qua con la falce sono mostruosi. Grand Central ha il piano interrato più esteso di tutta New York. Forte, vero? Potrebbe togliere metà del ponte di Brooklyn. Ah, concordo. Rimpiango i bei vecchi tempi. È una New York che non esiste più. Pam, 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 pum. Comunque, potrei dirvi curiosità per ore, ma devo impedire al vostro boss di distruggere la città. Sarà per un'altra volta. Ah!
Sali sul treno, dov'è il treno? L'accesso ai binari è aperto. Ecco dove è andato Martin. Sta scappando. Boom! Combattimento. Finalmente. Scusa il ritardo. È un brutto vizio. Pom pom pom. Pom pom. Pom. Perché fai tutto questo? Saldo un vecchio conto. Super potente, si è potenziato. Aia. Così è meglio tenere le distanze. Siamo morti, ragazzi, assurdo. Ok. No death, persa. Va bene, ci va. Terrò le distanze, si stancherà. Calmo. È il momento di chiudere i conti. Bam. No, voglio. Che figata questo scontro. Niente può ferirmi. No, non più. Boom. Boom. Niu, 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 niu. Niente freni? D'accordo. Citazione a Spider-Man 2, ragazzi, film di Raimi. Ferma, ferma, ferma. L'ultima volta ha funzionato. Yuri, c'è un cantiere tra la 42esima e la prima. L'area resterà chiusa ancora un mese. Perché? Prossima fermata, il carcere. L'abbiamo fermato. Pam 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 pam.
Ragazzi, sono passate 2 ore, ancora la storia è un po' lunga. Dai, mi sa che per oggi ci fermiamo qui, lo chiamo negativo. Mary Jane Watson, lasciate un messaggio comprensibile e vi richiamerò appena posso. Ehi, sono io. Se vuoi parliamo. Però puoi scrivere. No, non finita in quel senso! Di no. Ah, sì, ottimo! Meno ottimo. Ma che deve pensare? Oh, tu dici? Sento? Quanto tempo ho per rispondere? Non molto. Le tue bravate si traducono in altre scartocchie per me. Ma ci tenevo a dirti bel colpo. Grazie, Yuri. Ne avevo bisogno. Bene, ragazzi. La live di oggi finisce qui. Non ho trascurato la città. Meglio tornare agli affari dell'amichevole ragno di quartiere. Per oggi abbiamo dato anche tantissimo. Il nome della puntata è cambiato in negativo, perché pensavo di arrivare ai Sinistri 6, ma passerebbe forse un'altra mezz'ora, 40 minuti, quindi non può essere. Settimana prossima forse finiamo il gioco. Conto di fare la fine dell'atto secondo e l'atto terzo tutti insieme, perché altrimenti il sesto episodio diverrebbe troppo corto, quindi questo è quanto, ragazzi. C'è un reato qua. Io vi ringrazio per essere stati con noi. È stato un piacere portare avanti questa campagna con Martin Lee. Settimana prossima succederà il mega ultra panico. Ve lo preannuncio. Se davvero finiamo il gioco, faremo una bella live lunga. E con quella live probabilmente completeremo il gioco, d'accordo ragazzi? E cercherò di indossare più costumi possibili. Ok. Giusto per capire quale missione c'è dopo. Così mi chiamano, vediamo se mi ricordo. Forse dovrebbe chiamarmi Doc Ock, se non sbaglio. Dai, forza, chiamatemi, così ho una mezza idea di cosa accadrà la prossima settimana per prima cosa. Non ho zaino, non ci sono. Ho provato a consegnare pizze dondolandomi con le ragnatele.
Era un fulmine, ma frullavo le pizze. Citazione al gioco di Spider-Man 2 con la canzone della pizza app. Vado a quella torre radio mentre prima o poi partirà. Pam pam pam. Altre mappe. Dai, forza. Missione, vuoi partire? Okay. Ecco. La situazione sembra di nuovo sotto controllo. Forse Peter Parker dovrebbe tornare al laboratorio. Sì, ragazzi, domanda al laboratorio di Octo come sospettavo. Io vi ringrazio per essere stati con noi, è stato un piacere. Io non sono venuti, pensavo di sì stasera, invece non mi hanno abbandonato come uno stronzo. Sad Peter Parker, che sarei io. Ragazzi, grazie di essere stati con noi come ogni sera. Grazie a Testimone, grazie a tutti. Ricordo di abbonarvi, di seguirci. Se avete visto il nostro contenuto, nella bio trovate tutti i nostri, un link con tutti i nostri social. Tra cui Telegram, Instagram, due canali YouTube. Primo canale YouTube mettiamo i best of Twitch e i nostri più grandi progetti. Qualcosa già in lavorazione, qualcosa già bolle in pentola. E nel secondo canale ricarichiamo tutte le live, quindi anche questa un giorno sarà lì. Grazie a tutti. C'è anche un subreddit dove postare meme, Instagram dove noi postiamo i nostri meme, un gruppo Steam dove mettiamo le recensioni di giochi e un gruppo PlayStation, una community di PlayStation. Grazie a tutti, è stato un piacere e io sono Spider-Man.